Comporre musica per me è una forma di dialogo che nasce dall'improvvisazione e poi si rifinisce in una composizione e ha come un interlocutore me stesso oppure il prossimo. In genere il significato di una composizione lo comprendo a posteriori. Infatti spesso il significato determina anche il titolo, o in qualche modo il titolo vi si riferisce. Ho scelto di suonare l'organetto perché è uno strumento che ha un suono bellissimo, è uno strumento che ha un suo respiro assolutamente naturale, quasi umano. Me ne sono innamorato in seguito a un concerto che ho visto a Parigi di Sharon Shannon, che è una organettista irlandese, e anche a seguito di una cassetta di Stefan de Lycke che mi era stata passata. E così ho proprio deciso di voler imparare a suonare quello strumento che, nonostante le piccole dimensioni, possedeva tantissime potenzialità. Abbiamo scelto il nome L'Escargot perché all'inizio avevamo un repertorio per lo più di musica francese, per cui serviva un nome che fosse coerente con il nostro repertorio. L'Escargot, che tra l'altro ci è stato suggerito da un nostro caro amico, è un nome che abbiamo accolto, ci è piaciuto subito perché è una parola che si ricorda, simpatica, e perché significa la chiocciola, che è l'animale che rappresenta la lentezza per antonomasia. E perché porta su di sé una casa e quindi dà un senso di protezione. La mia musica è stata influenzata da una scelta, la scelta di non fossilizzarmi solo sul conservatorio e quindi quello che mi ha proposto in conservatorio, ma di coltivare allo stesso tempo l'improvvisazione. All'inizio con mio fratello, che da autodidatta ha suonato la chitarra, e quindi con lui suonavamo un po' di Pink Floyd, queste cose qui. E poi successivamente, dopo un anno sabbatico che mi sono presa, terminato il conservatorio in cui ho chiuso lo strumento volutamente, e ho terminato studi universitari, eccetera, dopo un anno esatto ho riaperto lo strumento e ho cominciato a suonare per strada. E da lì è nato l'amore proprio per il violino e per la musica. Musica altra, tra virgolette, cioè non solo la musica classica. Ho scelto di suonare il violino ascoltando mia cugina. Lì stava suonando un concerto numero 9 di Debussy. Molto bello, io affascinata da questo concerto, abbastanza romantico ma anche molto verace come concerto, dissi a mia cugina che volevo provare, quindi subito tentai qualche mese di lezione e poi feci l'esame di ammissione, insomma, in conservatorio.
Il mio amore per la musica nasce dall'ascolto della musica stessa. È stato un amore a primo ascolto. Già da bambino mi capitava di ascoltare le musiche, le canzoni che passavano per radio, per televisione, e mi piaceva seguirle. Poi riuscivo a riconoscere le voci dei vari interpreti, dei vari cantanti o delle varie cantanti, e distinguevo i suoni dei vari strumenti. Come dire, era un linguaggio che comprendevo. Poi, quando negli anni ho iniziato a studiare gli strumenti, a usare io praticamente gli strumenti musicali, ho scoperto che quel linguaggio potevo parlarlo io direttamente. E da lì è stata una scoperta e un'esplosione di gioie e di sensazioni. Negli anni, affrontando vari generi musicali, scoprendo e raccogliendo sempre strumenti nuovi musicali, ho scoperto che poi questo vocabolario a mia disposizione si ampliava sempre di più. Penso che la musica sia il vero esperanto, cioè una lingua che tutti potenzialmente possono parlare e che sicuramente tutti possono comprendere. Io ho conosciuto persone senza scambiare con loro neanche una parola, soltanto suonando. E questo penso che sia una bella cosa che dà serenità. Io ho iniziato a suonare il flauto abbastanza casualmente, a parte un periodo durante gli anni scolastici. Poi successe che suonavo in un gruppo e in questo gruppo nacque l'esigenza di inserire uno strumento a fiato e io sono stato l'unico che si è offerto come potenziale flautista. Da lì poi mi si è aperto un mondo, perché il mondo dei flauti e degli strumenti a fiato è vastissimo e pienissimo di strumenti. Negli anni ho raccolto, dopo aver scoperto e conosciuto tanti, ma veramente tanti strumenti a fiato, e la bellezza è che ognuno di loro ha qualcosa da dire, qualcosa da raccontare, qualcosa da trasmettere, ed è una ricerca questa che continua tuttora. Ciò che mi piace molto nei flauti e negli strumenti a fiato in genere è un rapporto molto diretto fra il musicista e lo strumento stesso, nel senso che il suono parte da dentro il musicista, il quale deve soffiare, deve mandare dell'aria dentro lo strumento perché questo possa suonare. E quindi, secondo me, lo strumento diventa una vera e propria continuazione fisica del musicista. La sensazione può essere proprio quella di parlare, di raccontare qualcosa. Il quartetto L'Escargot nasce nel 2003. All'inizio ci incontrammo io e Alessandro, che aveva già pronto sull'organetto un consistente repertorio di brani tradizionali francesi e di brani di autori contemporanei francesi. Ci sembrò naturale far incontrare i nostri strumenti. Subito dopo pensammo all'inserimento di Adolfo e Stefania, quindi allargammo la formazione a quartetto. Di lì a poco iniziammo a scrivere brani di nostra composizione, il che ci ha portato poco alla volta a distanziarci da quelle che erano le influenze iniziali, per sviluppare un discorso musicale più personale e anche identificativo per il gruppo, iniziando dalle composizioni, per continuare con la scelta degli strumenti e infine degli arrangiamenti. La mia musica è stata influenzata, io credo, soprattutto da elementi visuali, dall'arte figurativa, la pittura, il disegno, il cinema, ma anche quello che ho visto viaggiando, come anche nella vita di tutti i giorni, insomma. Io credo di avere alla fine un approccio visuale alla musica, visuale anche visionario, spero un po', perché
è una qualità, quella della visionarietà, che io ritrovo in molta della musica che mi piace, molta della musica che amo. E alla fine quello che io, dovendo pensarci, quello che cerco di fare con la musica è condurre chi ascolta in un luogo che abbia un fascino e abbia, se possibile, anche una, direi, una qualità magica che possa avvolgere l'ascoltatore. Quando hai 14 anni scegli di suonare la chitarra quasi sempre per il rock, perché quando sei adolescente la musica rock ti apre un orizzonte di immaginazione, di fantasia, di libertà che ha un fascino irresistibile, che poi ti porti dietro tutta la vita, insomma. Poi, siccome io sono curioso per natura, la chitarra l'ho utilizzata anche per imparare nuove musiche, e siccome sono curioso ho cercato di imparare a suonare anche strumenti simili alla chitarra, ma in fondo anche molto diversi, che vengono da altre parti del mondo. Alessandro è un musicista e compositore ispirato, senza alcun dubbio. È meticoloso, attento ai particolari. I suoi brani sono frutto di un lavoro dedicato allo sviluppo della linea melodica e della linea armonica. Il risultato è, secondo me, quella che può definirsi una forma di composizione onesta. Onesta nel senso che non strizza l'occhio all'ovvio, al facile, a ciò che, tra virgolette, deve funzionare per il pubblico. Ha cominciato come autodidatta. Per sua scelta decide di suonare le tastiere, il pianoforte, poi prende delle lezioni e poi di lì la sua scalata anche verso nuovi gruppi, verso nuove esperienze musicali, cioè dal rock all'etnica. Conosce tantissimi compositori francesi, irlandesi, contemporanei e passati. Questo è stato anche una grande risorsa che ha messo a disposizione poi nel nostro gruppo. Con Alessandro, come con tutti i membri del quartetto L'Escargot, c'è un bel rapporto di amicizia ormai che dura da tanti anni, e c'è una grande confidenza. Però la cosa divertente fra di noi è che, nonostante questa confidenza, noi manteniamo questo gioco di darci del lei. Ci diamo del lei e ci diamo degli epiteti come illustre, illustrissimo, insomma, trattandoci con una scherzosa deferenza che lascia perplessi e molto anche divertiti chi ci vede fare questo gioco. Stefania è una persona, di riflesso una musicista, precisa, puntuale, gentile e allo stesso tempo decisa. È una persona che ha un'enorme passione per la musica e all'interno del quartetto riesce a trasmettere un forte spirito di gruppo. È una violinista di formazione classica che però riesce a passare dallo spartito all'improvvisazione più radicale senza alcun problema. È, come dire, una violinista classica, ma non la classica violinista. Come un po' tutti i membri del quartetto,
ha un background musicale molto vario, molto diverso. Lei ha fatto studi classici di conservatorio, però poi ha suonato molta musica rock, progressive rock, poi ha suonato musica popolare, poi si è avvicinata alla sperimentazione, alla musica improvvisata, insomma un background che è molto diversificato e che credo la arricchisca molto come musicista. Stefania legge dei libri davvero interessanti, infatti sono sempre lì che aspetto che li finisca perché poi passano da casa mia. L'escargot è influenzato principalmente dall'amore per la musica acustica. Non amiamo la musica campionata, questi effetti particolari, troppa tecnologia. Ci piace proprio lo strumento verace, così come è fatto. Ed è una cosa che ci accomuna molto. Così come ci accomuna, per certi versi, che ci riporta anche alla nostra infanzia, il Pinocchio di Comencini, con le musiche di Fiorenzo Carpi che ci hanno toccato in qualche modo l'anima e quindi spesso infatti nelle nostre prove ci mettiamo a suonicchiarle perché ci hanno proprio toccato nel profondo. Massimo è un musicista assolutamente completo, forse il più preparato di noi, è bravissimo, è molto meticoloso, preciso. Tra l'altro anche lui ha una conoscenza musicale estremamente vasta, anche lui che ha iniziato addirittura con la chitarra elettrica, adesso suona praticamente tutti i flauti del pianeta e suona musica irlandese, musica antica, musica francese, le cornamuse, è anche un gran giocarellone. In fase di arrangiamento è anche molto utile il suo apporto perché spesso lui incrocia i suoi tanti strumenti con lo strumento magari di solista che potrebbe essere l'organetto o il violino e lui ha una tavolozza di colori infinita, è davvero preziosissimo. Non ha iniziato come flautista, ha iniziato a suonare come chitarrista e come cantante anche, fra l'altro in un gruppo di garage punk, quindi una cosa molto diversa da quella che gli sentiamo fare adesso. Poi è passato al flauto, ha studiato in conservatorio e poi soprattutto ampliando il suo parco di strumenti si è avvicinato alle infinite musiche del mondo che adesso frequenta dall'Irlanda all'Italia, all'Armenia, al Medio Oriente, all'India, insomma. Non possiamo mai stare col musone imbronciati che arriva Massimo e con le sue battute ci fa ridere, questa è una cosa bellissima di Massimo, perché trova sempre mille modi, mille maniere per farci strapparci un sorriso a tutti i costi. Adolfo è un musicista geniale, è capace di spaziare in musica diversissima, dalla più elettrica alla più acustica, dal lud arabo alle slide guitar, ed è anche molto umile, infatti dal vivo con noi magari si sacrifica nell'accompagnamento molto spesso, però è capace di grandissima musica. Adolfo nasce come autodidatta, anche lui prende delle lezioni private e da lì io lo definisco musicista eclettico perché suona tantissimi generi musicali e tutti perfettamente, dal rock al jazz, all'etnico, irlandese, francese, strumenti stranissimi provenienti da più parti del mondo. Adolfo è un caso esemplare di musicista bravissimo, che riesce a fare di tutto sui propri strumenti, che però in un gruppo come il nostro sa anche ritagliarsi un ruolo da gregario, nel senso che riesce a stare un po' indietro rispetto agli altri strumenti, perché lui fa sostanzialmente l'accompagnamento con la chitarra e con gli altri strumenti a corde che suona. Dà però una base solidissima, armonica, che dà sostegno a tutto il resto del gruppo e quindi all'impianto sonoro del quartetto L'Escargot. Thank you.
La musica che nel CD Corri è evidentemente riconducibile a determinati luoghi, riporta alla mente determinati luoghi del mondo. E questo è anche per il fatto che gli strumenti che noi suoniamo spesso hanno delle sonorità che sono riconducibili appunto a tali luoghi. E recentemente siamo stati citati in un bellissimo articolo come esponenti della categoria del cosiddetto folk immaginario, che è una definizione che io ritrovo molto adatta alla musica che facciamo con l'Escargot, perché quello che facciamo in fondo è cercare di ricombinare questi luoghi in una nuova mappa del mondo, diciamo. Cercare di dare a questi luoghi confini e ubicazioni che siano dettate soltanto dalla nostra immaginazione. Quindi creare una mappa del mondo nella quale Francia e India, per esempio, siano vicine e Italia e Irlanda siano confinanti. La vecchia Singer è una piccola mazurka per un apparecchio o una macchina da cucire, quella delle nostre nonne, delle nostre mamme, che con questo rumore particolare che portava un tempo molto cadenzato. Un apparecchio che tuttora viene utilizzato, è un sistema perfetto. Un progetto infallibile come la bicicletta del resto, e per certi versi un omaggio a un certo modo di fare le cose fatto bene. Norma è il nome di una burattinaia che ho conosciuto alcuni anni fa e ho scelto poi questo titolo per il brano per le caratteristiche che lo accomunano al mondo dei burattini e in genere delle arti di strada, che è un mondo bellissimo che dà tante emozioni nell'apparente semplicità della sua realizzazione. Norma sostanzialmente è costituito da un'unica melodia ripetuta più volte in due tonalità diverse. L'armonia cambia da tono minore a tono maggiore, passando quindi da tristezza a allegria, tra cui si perde anche magari il confine. Proprio come i burattini, che sempre con la stessa espressione sul loro volto, possono raccontare, possono interpretare qualcosa di triste e un attimo dopo allegro. Nel CD e nei concerti suono diversi strumenti. Il bulbul tarang o banjo indiano è uno strumento indiano, un cordofono che ha 10 corde accordate tutte sulla stessa nota, due suonano però a bordone e le altre si intonano con una specie di tastiera di plastica. Si suona un po' quasi una ghironda a plettro, si potrebbe dire. La chitarra portoghese è uno strumento che è proprio della musica popolare portoghese, del fado, però noi l'abbiamo usato, io l'ho utilizzato in corri anche decontestualizzandolo dalla sua origine, quindi utilizzandolo per il suo carattere sonoro molto brillante, molto luminoso, e utilizzandolo sia per melodie come è accaduto in Norma, e sia invece per tessiture di arpeggi come per esempio come le foglie. Thank you.
La sansula è uno strumento moderno che deriva però da uno strumento africano che a seconda del paese di provenienza cambia per forma e cambia anche per il nome: kalimba, sansa, mbira. Il musicista con le dita pizzica delle lamelle in metallo che sono montate su un sostegno in legno che a sua volta poggia su una sottile membrana sintetica che a sua volta va a chiudere un lato di una cornice in legno ovale. Dall'altro lato questa cornice resta aperta e l'insieme di queste caratteristiche dà allo strumento un particolarissimo timbro nitido e brillante. La concertina è uno strumento a mantice che è famoso per essere utilizzato anche dai clown o dai marinai o dagli immigrati irlandesi che attraversavano l'Atlantico. È uno strumento di aria celtica e lo utilizzo principalmente per il suo carattere scherzoso ma anche molto malinconico. Utilizzo il violino, ovviamente, che è il mio strumento, e la viola. La viola lo utilizzo perché è uno strumento che conosco, perché in conservatorio poi all'ottavo anno fanno fare proprio un esame, l'esame di viola. E poi mi piace molto perché è molto caldo, infatti ho scelto un violino che ha un suono caldo e discreto. E la viola ce l'ha ancora di più questo suono caldo, ecco perché mi piace molto ed è piaciuto a tutti l'escargot. Lo Cholomot è l'antenato del clarinetto moderno, di origine francese del periodo barocco. Ha l'imboccatura di un clarinetto classico montata su un corpo in legno, simile a quello di un flauto dolce, se non per la parte finale a forma di campana. Il suo timbro caldo e profondo ci è sembrato particolarmente indicato per le sonorità dell'escargot. Ho usato la fisarmonica quando rispetto all'organetto serviva un carattere più balcanico, o dei registri più gravi come quello di trombone, e per cui era molto più indicato il suono di questo strumento. Il bansuri è uno strumento importantissimo nella musica classica dell'India del Nord. È uno strumento antichissimo, di origine millenaria. Le prime testimonianze sono delle raffigurazioni del secondo secolo d.C. E a noi è piaciuto molto inserirlo nel contesto dell'escargot proprio per la sua sonorità altra da noi. Quindi è risultato interessante avvicinarlo a strumenti più nettamente occidentali. Ad esempio è presente nei due brani con il pianoforte. Pianoforte l'ho usato su Desert e Das Ende der Dinge per il suo carattere impressionista.
Il brano Mauve è nato molto spontaneamente, molto facilmente, e questo per me è insolito, perché io non sono un compositore prolifico, diciamo, e comunque devo combattere molto per portare a termine una cosa in modo che mi soddisfi. Invece nel caso di Mauve è accaduto il contrario, è fluito, diciamo, naturalmente sullo strumento, poi sulla carta, senza ostacoli. Questo secondo me è un ottimo segno. Fra l'altro il brano Mauve è nato in un bel momento, in campagna, in una mattina d'estate, forse di tarda primavera. Poi il titolo è stato apposto a brano finito, e spesso do ai brani nomi di colori che in qualche modo ritengo rispecchino, diciamo, il mood, l'atmosfera del brano stesso. Nel caso di Mauve è appunto il colore della malva. Il brano Corri nasce da un'idea armonica di Alessandro, sulla quale io ho composto una linea melodica. È abbastanza comica come è nata questa mia linea melodica, perché ricordo che nello stesso tempo stavo cucinando, c'erano i miei figli che mi gironzolavano per casa e io avevo dei quaderni pentagrammati su cui scrivere un po' la melodia. Però alla fine venne una bella melodia che Alessandro piacque, e quindi abbiamo utilizzato questa composizione, diciamo, in sincrono tra noi due. E Corri poi ha dato il titolo anche al nostro CD, l'escargot, quindi la lumaca, e il titolo è Corri. È un titolo scherzoso, insomma, che scherziamo un po' su questo paradosso della lumaca, che in realtà è lenta ma potrebbe anche correre. E basti pensare a una frase: correre ma senza fretta. Per me vivere con lentezza vuol dire cercare di essere padroni del proprio tempo. Per me vivere con lentezza significa apprezzare tutto ciò che ci circonda, imparare ad ascoltare oltre che a vedere. Oh, diceva mio figlio l'altro giorno, il piccolino, che suono ha la nebbia, mamma? E gli dico, bah, se tutto attorno a noi fosse silenzio, magari riusciremmo anche ad ascoltare il suono della nebbia. Per me vivere con lentezza significa, diciamo, recuperare alcune cose della vita dei nostri nonni, dei nostri bisnonni. Significa fare le cose per bene, cercando di dare, di dedicare ad ognuna di esse il suo tempo. Beh, come penso a tutti i gruppi che suonano ormai da un po', anche a noi capitano spesso cose divertenti. Una volta eravamo a fare un concerto a Trento e abbiamo suonato come bis un brano molto bello che si chiama Estrellas di Stefan Delic, un compositore che noi amiamo molto. Al termine del concerto, come spesso accade, le persone sono venute a salutarci, a farci complimenti, a chiederci di acquistare il CD. È arrivata un'anziana signora che ha chiesto di acquistare il CD, ma poi ci ha chiesto anche se nel CD ci fosse il brano che avevamo suonato come bis, e noi le abbiamo detto che il brano non c'era. E la signora poi si è rifiutata di comprare il CD. E io questo aneddoto poi l'ho raccontato spesso nei concerti, presentando appunto il brano Estrellas nei bis. E una volta in Puglia
un ragazzo è venuto dopo il concerto a comprare il CD, ed era un ragazzo di Trento, e ha comprato un CD per sé e un CD, diciamo, per la signora, un po' per riparare il torto che la signora ci aveva fatto rifiutandosi di acquistare. L'escargot sogna di continuare a scrivere musica che ci emoziona e che emozioni gli altri. E sogna di continuare a fare concerti, sogna di continuare a scrivere colonne sonore, sogna di continuare a far danzare alle mazurche clandestine. E sogna di abbracciare ancora nuove sonorità, nuovi strumenti come la lama sonora, il toy piano, lo steel drum, il violoncello e così via. Thank you.